Esaminiamo ora i casi in cui il participio perfetto può assumere funzione verbale. Lo faremo con alcuni esempi. Nel settimo e ultimo libro dei commentari de Bello Gallico, Cesare, dopo aver raccontato la memorabile battaglia di Alesia, con cui si conclude l'ultima fase della conquista della Gallia nel 52 a.C., riferisce la cattura di Vercingetorige, capo della fazione antiromana che aveva fomentato alcune tribù galliche contro i romani. Vercingetorix, racconta Cesare, a nostris captus in vincula coniectus est. Vercingetorige, catturato o dopo essere stato catturato dai nostri, fu gettato in catene, fu incatenato. Non abbiamo tradotto captus con una subordinata relativa che era stato catturato dai nostri, perché qui c'è una sequenza temporale evidente tra due azioni, quella della cattura di Vercingetorige e quella del suo imprigionamento. È ovvio che la riduzione in catene avviene dopo la cattura. Occorre dunque, in questo caso, rendere esplicita la sequenza di azioni nel tempo, traducendo captus con una subordinata temporale, cioè con una subordinata circostanziale, una subordinata che esprime le circostanze in cui avviene l'azione. In questo caso, captus svolge funzione verbale perché lo abbiamo tradotto con una subordinata circostanziale temporale, dopo essere stato catturato dai nostri. Consideriamo ancora un altro esempio. Nella sezione etnografica del De Bello Gallico, Cesare mette a confronto i Galli con i Germani. Egli scrive: Galli, multis victi prelis, ne se quidem cum Germanis virtute comparant. In prima battuta traduciamo victi, che è il participio perfetto di vinco, vincere, sconfiggere, con sconfitti. I Galli, sconfitti in molte battaglie, neppure ne quidem se comparant si paragonano cum Germanis con i Germani, in che cosa? Complemento di limitazione, in valore, in virtù. Che rapporto c'è tra le numerose sconfitte subite dai Galli ad opera dei Germani e il senso di inferiorità dei Galli stessi nei confronti dei Germani? C'è un rapporto di causa. I Galli, potremmo così tradurre il participio perfetto, i Galli, poiché sono stati sconfitti dai Germani in molte battaglie, multis prelis, neppure si paragonano ai Germani. Possiamo quindi rendere esplicito questo rapporto di causa traducendo victi, il participio perfetto concordato con Galli, con una subordinata circostanziale causale. In questo caso il participio perfetto assume valore verbale perché si può tradurre con una subordinata circostanziale di tipo causale.